Per un po' mister La Pistoiese ci ha creduto, perché a fine del primo tempo La Pistoiese è andata negli spogliatoi sul 2-1, poi nella ripresa cosa è successo? Il Carpi ha provato a rimontare e l'ho fatto con una Pistoiese che ha compiuto qualche errore. Dov'è che ha peccato di più? No, sicuramente il secondo tempo il Carpi è entrato forte, sapevamo della loro reazione, hanno giocato con 3, 4, alla fine con 5 attaccanti e sicuramente su anche un aspetto di centimetri ci hanno messo in grossa difficoltà. Paghiamo un errore grosso sul secondo gol, che è praticamente la fotocopia del primo, però sono disattenzioni gravi che paghiamo. Un peccato tornare a Pistoia senza punti, perché ci ha creduto davvero questa Pistoiese. Sì, onestamente sì, ci avevamo fatto la bocca almeno di fare un punto, però purtroppo nemmeno questa volta. Cosa le è piaciuto di più e di meno? Di più sicuramente l'atteggiamento, che non siamo partiti intimoriti dal Carpi, un'ottima reazione dopo il gol subito dopo pochi minuti, e abbiamo tenuto testa a una squadra secondo me nettamente superiore a noi. Cosa non mi è piaciuto? Devo dire onestamente poco, perché i ragazzi hanno dato il massimo, però paghiamo caro ogni minimo errore che facciamo, come è successo sul secondo gol. Anche questo era un impegno proibitivo, è una striscia negativa di 5 sconfitte, forse è finito questo periodo, inizia un altro percorso con avversari più alla portata di questa Pistoiese. Sì, avevamo detto che era un inizio difficile, si è confermato, ora diciamo che dovrebbe iniziare il nostro campionato un pochino squadra più alla portata o almeno in lotta come noi per la salvezza. Speriamo di raccogliere qualche punto. Devo dire che siamo dei folli, quindi è inutile nasconderlo, siamo... è inspiegabile come riusciamo a partire in questo caso bene, poi ci complichiamo la vita da soli. Poi ci abbiamo messo cuore, per fortuna questa volta l'abbiamo portata a casa, devo dire che almeno è una novità che nella partita in equilibrio riusciamo a venire fuori con i 3 punti, spero che sia una novità che voglia dire un cambio. Faccio anche i complimenti al mio vice che cura le palle inattive, perché credo che oggi abbiano dato un grande contributo, abbiamo fatto i primi 2 gol su 2 palle provate e quindi gli faccio i complimenti, perché sono sempre nell'ombra ma alla fine fa la differenza queste cose. Conferma il fatto questa giornata, questa partita e questa giornata, che questo campionato lo vince chi fa questo scatto a dare della continuità a noi, quella la continuità che serve, la continuità emotiva, la continuità di dare seguito durante la partita, fare una prestazione come i primi quarto d'ora, come gli ultimi 45, perché i problemi poi in questo campionato ce li hanno tutti e chiaramente chi li risolve vince. Noi veniamo fuori da questa partita con 3 punti, non abbiamo risolto i problemi e quindi dobbiamo lavorare per farlo. Dobbiamo fare meglio. Se facciamo meglio possiamo fare ancora qualcosa di importante, se invece continuiamo a essere questi andiamo un po' in là.